La prova è stata impegnativa, ma penso che le sfide, quando siano impegnative, no? C'è maggiore soddisfazione poi a portarle fino in fondo. Grande successo per la quinta edizione dell'Agone Nazionale di Traduzione dal Greco del Liceo Classico e Linguistico Piero Gobetti di Fondi. Gli studenti, provenienti da 22 licei d'Italia, si sono cimentati nella mattinata di venerdì 19 aprile 2013 presso la sala conferenze di Palazzo Caetani, grazie alla disponibilità del commissario straordinario del Parco dei Monti Ausonie e del Lago di Fondi e del direttore del CREIA, nella traduzione e nel commento di un brano tratto dal Panegirico di Isocrate, un oratore di età classica. La manifestazione ha mantenuto tutte le aspettative, quindi l'entusiasmo dei ragazzi, la partecipazione dei ragazzi, la passione dei docenti, sia di quelli della scuola che mi onoro di dirigere, che hanno consentito anche tutto questo, ma anche degli accompagnatori dei ragazzi, dei dirigenti delle scuole partecipanti che provengono da tutte le parti d'Italia. È bellissimo appunto vedere questi giovani appassionarsi ad una lingua che è tutt'altro che morta per loro, fa parte integrante del loro percorso di formazione e del nostro corso di studi e rivive proprio attraverso loro in queste bellissime giornate. Sabato 20 aprile, nella cerimonia pubblica di premiazione, tenutasi sempre presso la sala conferenze di Palazzo Caetani, il presidente della commissione esaminatrice, il professor Massimo Di Marco, ordinario di letteratura greca dell'Università Sapienza di Roma, ha ufficialmente comunicato i nominativi dei tre vincitori. Il primo classificato proviene dal liceo classico Morgagni di Forlì ed è Valerio Gramellini. Seconda classificata, lo studentessa del liceo classico Leonardo da Vinci di Terracina, Laura Mucciarelli. Premia il dottor Salvatore Nallo, presidente dell'associazione ex alunni del nostro liceo. E terza classificata dal liceo classico Colombo di Genova, Gaia Shen-Weni. Grande è stata l'affluenza del pubblico a tutte le manifestazioni inserite nel programma, ma soprattutto alla cerimonia di premiazione, allietata da brani di Einaudi e di Allevi eseguiti al pianoforte dal maestro Gabriele Pezzone. Nel ricco calendario di questo evento è da menzionare anche la tavola rotonda di sabato 20 aprile, tenutasi sul tema La libertà degli antichi e dei moderni. Moderatore è stato l'avvocato Giovanni Malinconico, presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Latina, associazione che sostiene da sempre il progetto. Relatori sono stati il professor Massimo Luciani, ordinario di istituzioni di diritto pubblico e avvocato del Foro di Roma, e il professor Stefano Petrucciani, ordinario di filosofia politica presso la Sapienza Università di Roma. Un ringraziamento va ancora a chi ha permesso la realizzazione di tutto questo, cominciando dalla Banca Popolare di Fondi, che fin dalla prima edizione ha compreso l'alto valore culturale di una manifestazione che ha ormai respiro nazionale ed è inserita tra i certamina che concorrono alle Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche. Un ringraziamento speciale va poi all'assessorato alla cultura del Comune di Fondi nella persona dell'assessore Lucio Biasillo, che da sempre finanzia e sostiene il progetto. Si ringraziano poi anche il sindaco del Comune di Fondi, il dottor Salvatore De Meo, e la professoressa Maria Luigia Marino, già dirigente del liceo classico e attuale presidente del Consiglio Comunale di Fondi, membro quest'anno per la prima volta della commissione giudicatrice. Per concludere, un plauso va anche a genitori e privati che in varia misura hanno contribuito a rendere possibile tutto questo, in particolare a Franco Cardinale, Raffaele Simonelli per la Saim Impianti,
al Centro Studi Gymnasium e al Lions Club di Fondi. E anche alla puntualità, alla scrupolosità, alla meticolosità, lei dice pignoleria, ma sto parlando della vicepreside, la professoressa Pierpaola Pilla, che ha magistralmente curato tutta la regia organizzativa. A tutti costoro va un sincero e sentito ringraziamento per la sinergia di intenti volti alla promozione di un evento che porta in alto il nome di Fondi e del suo liceo Piero Gobetti.